oggi un video terra terra. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, oggi un video terra terra, rasente al suolo. Oggi infatti decoriamo uno zerbino. Eh sì, mi serviva lo zerbino nuovo per casa e quindi mi è venuta un'idea. Avevo visto uno zerbino bellissimo in una ferramenta di lusso a Catania. Era uno zerbino molto grande perché io ho la porta doppia, quindi mi era piaciuto. Sono andata a informarmi sul prezzo e la signorina con un sorriso affabile mi ha detto: questo è bellissimo signora, costa 85 euro. 85 euro per strusciarvisi sopra i piedi sporchi? Assolutamente no. Allora Ombretta ha preso la macchinina, è andata all'IKEA e ha comprato uno zerbino a 10 euro. Benissimo, e questo zerbino di 10 euro è diventato uno splendido zerbino da 80-85, ma facciamo anche 100 euro visto che l'ho fatto io. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per questo nuovo, mi è venuto un IKEA con Trampa, il tappeto per esterni fuori porta di IKEA. Trampa è un tappeto 60x90, molto grande, se avete le porte doppie, togliamo anche questi così già ci portiamo avanti, ed è costato 9 euro. L'ho acquistato perché io tempo fa avevo visto un bel tappeto per fuori porta di queste dimensioni e mi hanno chiesto, udite, udite, 84 euro, dice, con lo sconto del 20%. Adesso io me ne sono andata saltellando allegramente, ho comprato Trampa e me lo faccio uguale a quello di 84 euro spendendo soltanto i 9 euro. I soldini di una bomboletta spray che è di 3,50, un acrilico verdone e poi un po' di scotch di carta che avevo a casa. Vi occorrerà anche un tagliabalza. Allora, io vi farò vedere l'incipit qua, dopodiché ci trasferiamo fuori per continuare il nostro lavoro. Cosa faccio? Come prima cosa maschero con lo scotch carta una parte del tappeto. Mi conviene appiccicare nell'angolo esterno che è di plastica, quindi lo scotch carta prenderà quasi certamente, e lo appoggio su tutto e lo ancoro anche dall'altra parte. Con uno scotch di diversa grandezza faccio anche una seconda linea a una distanza che decido essere di 3,5 cm circa, e poi una seconda linea più stretta, 1,5 cm circa. Questo modulo voglio che si ripeta anche nelle fasce laterali. Io ora metto tutto lo scotch e poi vi faccio vedere tutto alla fine. A questo punto, come vedete, ho ricoperto il centrale con un cartoncino per proteggere la parte, non farla tingere, e poi ho mascherato il bordo facendo 3 rettangoli l'uno dentro l'altro. Adesso procederò alla pittura con Colorfly acrilico verdone. Vediamo che colore esce. Andate dall'alto e insistete finché non ha assunto il colore che desiderate, tanto lui assorbe. E adesso vediamo se l'esperimento è riuscito. Guardate che
bello il mio nuovo tappetino per esterni. Non sembra comprato proprio così, e invece con pochi euro ci siamo fatti un tappeto per porta extra lusso. Se volete e vi volete passare il tempo, io no, potete scrivere anche un messaggio: welcome, benvenuti, le iniziali della vostra famiglia, ma quelle no, perché poi ci passano i piedi di sopra, insomma non è neanche una bella cosa. Comunque, che ne dite? Non è una bellissima Ikea? Un modo economico per spararsi un tappeto di lusso. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Oggi passare e strusciare i piedi su un tappetino non sarà più lo stesso con il mitico tappetino di Arte per Te, uno zerbino deluxe personalizzato con colore scelto su misura per la vostra casa. Che ne dite? Non facciamoci fregare i soldi, ragazzi, va bene che l'economia deve girare, ma non a spese nostre. Non mi puoi chiedere 85 euro per passare le scarpe sporche sopra. Bene, abbiamo avviato il problema, perché ho voluto condividere con voi questo tutorial, un tutorial alla fine molto semplice, innanzitutto perché è estate e non voglio tediarvi con progetti esagerati, e secondo poi per farvi vedere come soluzioni pratiche veramente veramente semplici sono sotto i nostri occhi, e molto spesso chi ha l'esigenza comunque di voler orpellare casa propria con delle belle cose può essere non costretto a mettere profondamente mano al portafoglio e destinare quei soldi in qualcosa di sicuramente più utile. Ragazzi, sempre un tappetino, insomma, rendiamoci conto, non per essere tirchi, io non sono tirchia, però neanche sprecona. E allora, non che chi lo compri da 85 euro sia sprecone, però insomma, secondo me era più contento se li sparava in una torta, voglio dire. Ecco, la tavoletta del cesso. Bravo, come uguale. E allora, qui dai suggerimenti colti della regia, penso che abbiate capito che c'è molto caldo, quindi è meglio abbandonare le riprese e andare a mare. Se questo video vi è piaciuto, strusciatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, venitemi a trovare su Ombretta e su Due Cuori Una Cappa, dove col regista là dietro ci dilettiamo a cucinare, anche se in questo periodo sto cucinando meno. Dopodiché, ma facciamo altro, Vi aspetto anche sempre su Instagram, venitemi a trovare, cercate Arte per Te su Instagram, facciamo crescere anche Instagram, ragazzi, è il fratello povero dei miei social, poverino, e allora datemi una mano a fare crescere pure quel social che mi piace, mi sta prendendo, sta cominciando ad avere un senso nella mia vita. Quindi ragazzi, non fate gli zerbini, ma rendeteli carini, e allora noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, scusate, è il caldo, e noi ci vediamo sempre qui la prossima volta. Ciao!